Salve popolo YouTube, bentornati su Shion, io sono NeoGeo82 e oggi ci lanciamo in un tutorial. Come primo tutorial abbiamo deciso di dedicarci a Hitman, uno dei nostri giochi preferiti di quest'anno. Per la precisione di Hitman vi faremo vedere come abbiamo affrontato in maniera molto particolare la terza missione, ovvero quella ambientata a Marrakesh che si intitola Una prigione dorata. Oggi vi farò vedere come superare le sfide di Assassino Silenzioso, solo abito, e di conseguenza quindi vi farò vedere come superare anche le singole sfide di solo abito e senza lasciare tracce. Quindi sono tutte le sfide che richiedono di terminare la missione senza mai cambiare d'abito e senza far scattare mai nessun allarme. E oltre a queste sfide vi farò vedere come ottenere alcune uccisioni particolari come quella dell'elettrizzato e la più tradizionale, quella del pianista, ovvero di uccidere uno dei due obiettivi con il cavo di fibra. Bene, iniziamo con l'equipaggiamento. Allora, si tratta di un equipaggiamento estremamente base, quindi useremo la pistola in dotazione, le monete, il cavo di fibra e nessun oggetto infiltrato e ovviamente l'abito classico di 47. Come posizione iniziale faremo l'ingresso del bazar. Volendo potete anche equipaggiare negli oggetti infiltrati il grimaldello per risparmiare un po' di tempo, ma io vi farò vedere come accedere alle varie zone senza utilizzare questo strumento. Allora, ci sono vari modi per affrontare questa missione, vi ne farò vedere principalmente uno con una piccola variante, di cui vi spiegherò tra poco. Iniziamo dal bazar e iniziamo andando a sinistra. A sinistra troveremo una officina dove ci sono due oggetti molto utili, ovvero il cacciavite e la chiave inglese. Questi due oggetti sono reperibili in tutta la mappa, ma sono molto utili e conviene prenderli fin da subito. Poi la prima cosa da fare è quella di recuperare la chiave della scuola, che ci servirà più avanti. Entrate in questa casa senza farvi assolutamente vedere, raggiungete la terrazza e distraete l'ex preside con una monetina lanciata in questa posizione, così abbastanza distante. Appena il preside si sarà distratto, velocemente andate a prendere le chiavi. Scendendo state molto attenti che il figlio del preside non vi veda, perché rischierete di attivare un allarme. Bene, presa la chiave della scuola ci dedichiamo come primo obiettivo al consolato. Abbiamo due modi per raggiungerlo, uno più lungo ma più sicuro, uno più breve ma un pochettino più pericoloso. Iniziamo dal lungo e sicuro. Allora, dovete arrivare alla piazza, percorrere il percorso a sinistra, entrare in questo vicolo. Hey, you are a sharp dressed dude. Mentre le guardie sono distratte, entrate in questo negozio. Qui potete recuperare un paio di monetine che possono essere veramente molto utili. Poi qui aspettate che le due guardie si dividano. Ora che le due guardie sono separate, potete anche recuperare questo martello, anche se non è fondamentale, e usarlo per mettere fuori combattimento quella che sta scendendo per le scale senza farvi vedere. Nascondete subito il corpo, anche se in realtà in questa zona non ci sono pattugliamenti, quindi in teoria potreste anche lasciare il corpo visibile, però per ogni sicurezza lo occultiamo. E dalla guardia recuperiamo la tessera del consolato, che sarà molto utile, e il martello che abbiamo appena usato. Ora da qui dobbiamo sbarazzarci di tutte le guardie che sono presenti in questo corridoio. Iniziamo dalla prima usando il vecchio trucco della moneta. Potete sia lanciare il martello sia colpirlo alle spalle, nel modo in cui preferite. L'importante è che non lo uccidiate. Possiamo anche nascondere il corpo dentro l'armadio, anche se non è strettamente necessario. Qui bisogna stare attenti a queste due guardie, perché ci sarà un momento in cui si guarderanno una di fronte all'altra. Il mio consiglio è aspettare che la guardia della pattuglia venga e torni indietro, in modo da avere più tempo per sbarazzarsi della guardia che sta ferma. Appena questa si gira potete subito neutralizzare la guardia che sta in piedi e nasconderla dietro il muro. Potete lasciare l'arma per terra perché servirà da distrazione per l'altra guardia, che adesso la vedrà e si muoverà verso di essa, dandoci lo spazio e il tempo di colpirlo. Potete lasciare anche il corpo e l'arma in bella vista, tanto qui non c'è nessuno che passa a fare la pattuglia. State molto attenti a questa guardia, che non sia girata verso di voi, e colpitela alle spalle, nel modo che preferite. Neutralizzata questa, possiamo nascondere il suo corpo dentro quest'altro armadio
recuperate il martello o insomma lo strumento che avete usato per metterla fuori combattimento, e qui il mio consiglio è quello di salvare. Ora siamo nel parcheggio del consolato. La cosa migliore è ad aspettare che le due guardie che stanno più vicine alla porta si incontrino in questo modo, e appena queste due si iniziano a venirsi incontro, lanciare una moneta in questo corridoio per distrarre la guardia che sta chinata qui. Attenzione a quella che sta dietro il furgone blindato. Muovetevi molto furtivamente qui, senza farvi vedere. Aspettate che la guardia faccia la sua vedetta, stando attenti che quella che avete distratto non torni indietro. Proseguite dietro le macchine, nascondendovi dietro questa colonna, per ogni evenienza. Ora, percorrendo il muro sulla sinistra, dovete arrivare a una porta che dovete aprire con la tessera che avete appena preso dall'altra guardia. Dentro questo sgabuzzino potete anche recuperare un'altra chiave inglese e un piede di porco, se volete, ma non sono necessari per il tutorial che vi sto facendo vedere. L'altro metodo che prevede di bypassare i corridoi sotterranei è questo. Lasciandovi alle spalle bazar, andate per questo negozio di luce e girate a sinistra. Girate subito a destra e poi a sinistra di nuovo. Entrate in questo negozio senza farvi vedere dal proprietario e sgattaiolate insieme alle scale. Ora qui troverete una donna e un militare. Lei è in possesso della chiave d'accesso al consolato. Se volete evitare di addormentarla, potete anche rubare la tessera dal tavolo. Ora uscite facendo molta attenzione come prima, che il negoziante non vi veda, e correte fino al consolato. Dalla manifestazione andate verso destra, dietro a questi furgoni. Superateli e usate la tessera per aprire questa porta. Ora dovete fare molta attenzione a non farvi prendere né dalle guardie né dalle persone che sono nell'ingresso del consolato e raggiungere l'altra parte del cortile. Dall'altra parte del cortile troverete questa porta che vi condurrà al garage. Da qui potete raggiungere con lo stesso metodo che ho fatto vedere prima le scale e continuare la missione. State molto attenti qui, questa parte è molto delicata, bisogna salire sulle scale a sinistra, però dovete aspettare che il dialogo sia finito e che la guardia giurata lasci il militare da solo. Ora salite le scale, arrivate in questo sgabuzzino e controllate lo stato delle due guardie sul balcone fuori da esso senza uscire. Aspettate che quella più lontana se ne vada e tramortite quella più vicino a voi. Una volta tramortita, portatela dentro e nascondetela dentro il cassonetto. Ora, molto importante, prendete la pistola che la guardia ha fatto cadere e lasciatela molto vicina alla porta da dove tornerà l'altra guardia. E tornate subito a nascondervi dentro il cassonetto. Ora dovete avere un po' di pazienza e aspettare che l'altra guardia torni. Quando l'altra guardia tornerà, recupererà la pistola che avete lasciato per terra e inizierà a fare un percorso particolare passandovi davanti. Ora questo momento è molto delicato perché dovrete sbarazzarvi della guardia in modo molto veloce e trascinare il suo corpo più velocemente possibile dentro lo sgabuzzino. Potete anche lasciare la pistola per terra, non succede nulla se la trovano. Ora avete il campo libero e tutto il tempo che volete per assettare la vostra trappola. Con il cacciavite allentate il faretto che sta sulla ringhiera. Correte subito nella stanza adiacente e attivate il faretto. Ora tutta la ringhiera sarà elettrificata. L'unica cosa che dovete fare è aspettare che la vostra vittima venga e tocchi la ringhiera. Ora che avete eliminato il vostro obiettivo, potete fare il percorso ritroso. State molto attenti perché in questa scala c'è la guardia di prima che farà la spola tra il piano di sopra e di sotto, quindi state attenti a non farvi prendere. Scendete, tornate nel garage e fate più o meno lo stesso percorso di prima, con un'unica differenza. Quando sarete tra queste due macchine, lasciate cadere la vostra pistola. Questo vi servirà per darvi un pochino di tempo in più per scappare.
Giunti a questo punto, ripetete il trucchetto della moneta, in modo da distrarre di nuovo questa guardia, e scendete di nuovo le scale. Qui purtroppo mi è caduta la moneta sulle scale, quindi ho dovuto inventarmi una nuova soluzione per non farmi prendere dalla guardia. Ripercorrete tutto il corridoio sotterraneo fino ad arrivare di nuovo al negozio di scarpe. Qui vi conviene o scatalizzare le spalle della guardia oppure tramortirla. Per queste altre due guardie invece basta aspettare che la via sinistra sia libera. Ora il nostro nuovo obiettivo è la scuola. Ora andate dietro a questo pozzo e state molto attenti ai movimenti del mercante. Il mio consiglio è di aspettare che concluda il suo pattern. Allora, lui dal vicolo di fianco si muove verso i tappeti, si accende una sigaretta, finita la sigaretta si muove verso il pozzo, si accende un'altra sigaretta sul pozzo e poi se ne va. Appena se ne va dal pozzo potete agire. Ora qui state molto attenti perché dovete lanciare una moneta in questo punto, molto vicino all'angolo dei due muri. Attirerete così la guardia più vicina e potrete tramortirla senza farvi vedere. Nascondete subito il cadavere, prendete l'arma, il suo fucile d'assalto e lasciatelo per terra, qui. Tornate dietro il pozzo, aspettate che l'altra guardia si avvicini, se non è vicina, e lanciatele vicino una moneta o qualsiasi altro oggetto in modo da attirare la sua attenzione. Spostatevi dietro il pozzo e aspettate che la guardia veda l'arma. Appena vedrà l'arma, si distraerà e andrà verso di essa per raccoglierla. Ed è quello il momento che voi dovete sfruttare per sgattaiolare dentro. Ora vi tornerà utile la chiave della scuola che avete rubato al preside. Aprite questa porta e preparate la chiave inglese. Mettete fuori combattimento molto velocemente questa guardia prima che si avvicini alla finestra. Non è necessario nascondere il corpo, però io lo faccio per sicurezza. Recuperate la chiave inglese e, sebbene in modo furtivo, superate in questa porta. Agganciatevi subito al muro e aspettate che questa guardia arrivi alla finestra. Lanciate una moneta e muovetevi subito dietro la porta. Preparate la vostra chiave inglese o qualsiasi altro metodo che volete per stordirla e storditela. Ora che vi siete liberati di questa guardia, potete entrare dall'altra finestra. Il nostro obiettivo adesso è far fuori queste due guardie, quella nel corridoio e quella che beve dalla scrivania. Aspettate che la guardia che beve si avvicini al tavolo al centro della stanza e attaccatela. Nascondete il corpo nel cassonetto e mi raccomando, nascondete anche l'arma. Potete lasciarla su un posto qualsiasi del pavimento in quest'altra stanza o nel cestino. Potete anche recuperare il carro armato che vi servirà come diversivo se avete finito gli oggetti da tirare. Appena la guardia del corridoio si avvicina, lanciate il carro armato o qualsiasi altro oggetto nell'angolo della stanza così. Aspettate che entri. E fatelo fuori. Senza ucciderlo, ovviamente. Nascondete il corpo e nascondete l'arma. Ora potete sgattaiolare dietro questi due soldati e attivare il microfono. Mettetevi dietro queste casse e aspettate con pazienza. Il vostro obiettivo prima guarderà le guardie dall'alto e poi scenderà. Dovete aspettare che lui abbia finito di rimproverarli e non prima. Mettetevi in questa posizione e attendete. Mi raccomando, non tirate oggetti prima che lui abbia sgridato i due soldati. Appena il generale avrà finito di sgridare i due soldati, lanciate subito un oggetto in quell'angolino, lo stesso di prima, e aspettate che il generale entri. Equipaggiate il vostro cavo di fibra, sgattaiolate le sue spalle e fatelo fuori. Ce l'abbiamo quasi fatta, ora dovete semplicemente nascondere il cadavere e fare a ritroso il percorso, stando attenti a una sola cosa, ovvero questa guardia che è ancora in circolazione. Ora, il modo migliore è aspettare che si volti dall'altra parte, sgattaiolarle
dietro e lanciarle un oggetto in modo da distrarla. Appena sarà distratta, potrete superarla e abbandonare la modalità furtiva. Ora potete raggiungere una qualsiasi uscita per terminare la missione e portare a casa i vostri obiettivi. Bene, questo era il nostro primo tutorial, spero vi sia stato utile. Se avete qualsiasi altra richiesta che riguarda Hitman, insomma qualche consiglio per affrontare le missioni e delle sfide particolari, potete scriverci, mettere like a questo video, scriverci un commento oppure iscrivervi alla pagina Facebook. Grazie ancora e alla prossima!